Ciao, oggi ti mostro la forma tecnica e i fuseghi di alcuni regimi. Buona visione. Bene, oggi vediamo alcuni regimi. Attenzione bene, prima la mano sinistra va a prendere il suo pavolo sinistro e lo tende. Poi la mano destra passa, partendo sempre come da Takajime, dietro il suo orecchio, scende seguendo la linea della mandibola e si porta vicino al bavero. Poi è il bavero sinistro che sistema alla mano destra il bavero. A questo punto si cambia la presa, si va sull'altro bavero. Adesso bisogna squilibrare indietro e ruotare sul fianco destro. Attenzione ancora, mano sinistra, non questo, va partita da dietro l'orecchio, poi la mano sinistra sistema il pavolo in mano a destra, cambio della presa, squilibrio e rotazione. Bene, ora vediamo i fuseghi. Quando arriva a prendere con questo bavero, con tutte e due le mani andate a prendere il suo braccio e strappate verso il basso, in modo che non possa usare il suo polso per strangolare. Ok? E lo tenete bene chiuso contro il fianco. Bene, ora, una volta che ha preso con la mano destra e ha preso anche con la sinistra, con la vostra mano sinistra andate a prendere il bavero sotto la sua mano destra e bloccate, tendete il judogi verso il vostro fianco sinistro. Poi con le prime tre dita andate a infilarla all'interno del suo indice e quando è al massimo della trazione dovete con ambedue le braccia strappare la presa. Non dovete afferrare le dita, dovete entrare qui e strappare la presa. Prima la mano sinistra per tendere bene il bavero, poi infilate dentro le due dita. Quando è al massimo della trazione, strappate la presa. Ora dovete intervenire prima che arrivi al bavero e andare incontro con la vostra mano, tenendo il contatto del corpo. Okay? E da qui la allontanate. Non dovete tenere il palmo della mano contro il collo per proteggervi, perché se va a prendere il bavero, se va a prendere il bavero con la vostra mano sotto, strangola comunque. Ok? Dovete tenere il palmo verso l'esterno, andare incontro al suolo e allontanarlo dal vostro collo. Lui ogni volta tenterà di venire contro e voi non dovete perdere il contatto con questa mano. Bene,
Spero che ti siano piaciuti, ti raccomando come al solito di provare, di fare allenamento, soprattutto nelle azioni di Fuseghi, a cui bisogna acquisire abilità e sensibilità nel tempo in cui intervenire per difendersi. Buon allenamento!